Dopo aver scoperto che suo zio è stato ucciso dallo zar del crimine Repino, Ragno Uomo eroicamente, o per meglio dire come un pirla, decide di pedinare il boss per scoprire dove si trova la sua base segreta. Mi è sembrato di sentire qualcosa. Non sopporterò oltre la tua pessima mira. Ora vengo giù! Bene, bene. Chissà perché, ma credo che ora mi dirai due o tre cosine sul tuo boss. No! Dovrai prima torturarmi! Come preferisci. Yeah. Mi faccio una sega, mi faccio una sega, mi faccio una sega, mi faccio le seghe, 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 mi faccio... Oh! No! D'accordo, ti dirò tutto. Repino la Pegna non è qui. Sta allestendo il varo della sua nave, la Pina dei Venti. Partirà il prossimo weekend, non questo qui, quell'altro. Ha intenzione di caricarci alcuni rifiuti che dovrebbe smaltire, ma in realtà è una crociera per le alte sfere della città. Ha intenzione di far affondare la nave, così da far sparire i suoi avversari politici, i rifiuti e intascarsi pure i soldi dell'assicurazione. Ah, un piano perfetto, eh? Se non fosse che qualcuno romperà le uova nel suo paniere. E tu ovviamente non dirai nulla, se non vuoi che il rapper Gucci Boy ti ripeta cosa ama fare nel tempo libero. No, no, non farò nulla. Anche perché Repino merita una lezione. Si è intontito del tutto da quando ha conosciuto quella tipa coi capelli rossi che va ancora al liceo. Ora perdonami, ma devo provare giubilo con la mia danza della vittoria. Un momento! Hai detto tipa coi capelli rossi? Sei stato molto gentile ad invitarmi al bar, Pietro, anche se noto che non stiamo consumando nulla. Non ho abbastanza soldi per offrirti neanche un caffè, quindi pensavo di scroccare solo il posto a sedere. Senti, Maria Giovanna, ho scoperto che stai lavorando con l'imprenditore Pino La Pegna. Oh sì, è un brav'uomo e tanto simpatico, anche se emana sempre un odore di porchetta arrosto da fiera di paese. Senti, Maria Giovanna, tu sarai assieme alle altre persone che salirà sulla sua nave il prossimo weekend, non questo o quell'altro? Sì, devo fare la ragazza immagine. Il signor Pino mi ha detto di essere carina con gli ospiti perché sono tutti pezzi grossi. Chissà cosa intendeva. Senti, Maria Giovanna, non è che potresti darmi la possibilità di salire su quella nave? Beh, penso di poter portare un amico, ma non pensavo ti piacesse il mare. Mi sembri il tipo che vomiterebbe anche sull'autoscontro. Oh, guarda, ci hanno portato due caffè per pietà. Beh, Maria, diciamo che lo faccio anche per stare vicino a te. Ho la sensazione che quel viaggio in nave sarà più pericoloso di quanto sembra e... Oh, al diavolo, te lo voglio dire. Non sono più l'idiota impacciato che ero prima. Lo faccio anche per salvare te, Maria Giovanna, perché tu mi piaci da morire e io vorrei stare con te. Però, che dichiarazione! Beh, ovviamente la risposta è no, ma se ti può consolare ci siamo andati molto vicini, visto che mi sono messa col tuo migliore amico, Enrico, sai, il figlio di Normanno Osborno, il primario. Enrico? Ma lui sapeva che ti venivo dietro. Motivo ulteriore che lo ha spinto a provarci. Allora ci rivediamo a scuola. Salutami tanto tuo zio, che è un caro signore. Certo, Maria, certo. Nel frattempo, sulla nave Pina dei Venti... Allora, Repine, tutto sta sistemato. Quando la nave colerà picco, la vostra scialuppa porterà in salvo solo voi, mentre i rifiuti e gli altri dell'equipaggio finiranno a pic, e voi vi intascherete pure l'assicurazione. Ottimo lavoro. Non sono un genio. Non per nulla mi chiamano Gigino Ingegnere. Ma non tengo solo un grande cervello, tengo pure un bel visino. Sembro o non sembro un giovane Vincent Cassel? Ahi, come no, un pesce Vincent Cassel. Vabbè, io ci ho già provato. Così il weekend successivo, cioè non quello immediatamente successivo, quello dopo, la Pina dei Venti solca i mari e sulla nave si respira un'aria festosa e tronfia di denari.
Oh Marie. Oh Marie. Oh Marie. Oh Marie. In your arms, I'm longing to be. Longing to be. Baby. Baby. Tell me you love me. Tell me you love me. Ci sono proprio tutti in questa crociera di super lusso. C'è il sindaco Giorgio Bossi. Chissà se è parente. A me basta vedere un nigger che mi passa persino l'appetito. C'è anche l'ispettore Stacci, il padre della mia compagna di classe, Gwendalina Stacci, che con un cognome così è ovviamente presa spesso in giro. Ma nessuno di loro si è accorto che questa nave è piena di radiazioni tossiche più di quante ne abbia in corpo io. Devo davvero cercare di salvare tutta questa gente, ma e se non ce la facessi? E se fossi davvero solo un idiota nerd che sta cercando di fare qualcosa di più grande di lui? No, devo farcela per Maria Giovanna. Io la amo. Guardala com'è bella ed aggraziata mentre balla. Se Pietro Parcheggiatore non l'ha conquistata, Ragno Uomo potrà. Allora, Gigino Ingegnere, siamo abbastanza a largo per fare quello che dobbiamo fare. L'unica cosa di largo qui è il tuo girovita. Ma chi sfaccimme sei? Qualcuno di molto incazzato con voi altri sederoni camorristi piantagrane. Uè, che stai facendo, frate? Uè. E mo ti spara. È stato più facile di quanto... Mi sento intontito e ho delle manette ai polsi. Non sarò finito in uno di quei giochi erotici che terminano con un rene in meno, come nelle leggende metropolitane. Sei stato davvero in gamba, ragazzo. Per un attimo ho temuto il peggio. Se ti fossi presentato da me in un altro momento, magari avremmo potuto collaborare. Ma visto che sai troppe cose, preferisco ammazzarti. Non voglio toglierti la maschera, altrimenti poi sarei io a sapere troppe cose e dovrei ammazzarmi da solo. Ottima trappola mortale, Gigino Ingegnere. Inseriti in quella camera dove affluisce tutta l'acqua del mare esterno, questo lurido fetentone morirà annegato. E per gli spettatori che si lamentano del fatto che questa trappola sia poco scientifica, vi ricordo che qui sta in un cartone animato, avete capito o no? Ci avete scassati in palle. Beh, amo Farnut, mo vaga a controllare. Oh, maronna del Carmine! Mi sono salvato creando un bozzolo, ecco a cosa serve essere fan del film Gremlins. E ora, camminata minacciosa mode on. E così, il giorno dopo... Edizione straordinaria della Gazzetta Quotidiana. Uomo vestito da Re Mysterio inchioda Repino. Parte il processo per associazione mafiosa e tentata strage. Allora, zio Benito, mi sono fatto onore. Ovunque tu sia, spero di averti vendicato a dovere. Ma anche se ho vinto questa mia battaglia, rimango pur sempre un eroe solitario, visto che non riesco a vincere anche in amore. Ah... Forse potranno essermi utili ora i consigli che tu mi hai dato quando eri in vita. Pietro, figliolo, ricorda che le donne sono tutte delle serpi. Anzi no, a pensarci bene no. Le serpi almeno fanno cose utili, tipo mangiare i ratti che rovinano le piantagioni. Le donne lo fanno forse? Hai mai visto una donna usare un po' di spirito di sacrificio e mangiare un ratto per salvare una piantagione? Io no! Con le donne, ragazzo, devi usare bastone e carota, bastone e carota, così da poterle colpire con due oggetti di lunghezze diverse. Vabbè, l'importante almeno è aver salvato la città dalla morsa della mafia. La giustizia, questa volta, ha funzionato. Edizione straordinaria! Repino giudicato innocente per insufficienza di prove! Gesù Cristo...